Nel bel paese il gusto dell'accoglienza arriva dal passato, dagli antichi romani al Rinascimento. Ed oggi, anche nelle nuove case tecnologizzate, si privilegiano pezzi firmati dai big della moda secondo i propri gusti, naturalmente. Da tempo si rinnova la collaborazione e la contaminazione tra moda e design per la casa. Chi privilegia il gusto stilizzato ed orientale di Giorgio Armani sceglierà di sicuro la sua raffinata proposta. E chi dal mondo, così si intitola la nuova collezione con riferimenti che spaziano dall'Europa al Giappone, dalla Cina all'Arabia al Marocco, proposta nel suo storico Palazzo Orsini insieme ad abiti iconici di Armani Privé. Chi preferisce gli sgargianti colori mediterranei guarderà alle maioliche verdi che ricordano le allegre case di luoghi marini. Fa parte della nuova collezione di Dolce & Gabbana Casa, che offre anche una serie realizzata in partnership con Luxury Living Group, il bianco e il nero della collezione Dreaming. A queste si affiancano le proposte già disponibili del carretto siciliano, blu mediterraneo, leopardo, zebra e la collezione speciale Oro 24 Carati. Ma le righe in bianco e nero, allora fa il caso suo Copyright Riga, installazione di Nap Atelier che ha proposto tavole, sedie a righe nella boutique di Martino Midali. Il designer infatti ha fatto sua l'essenza primaria della riga, rendendola un elemento imprescindibile della sua iconografia. Altro trend, la ricerca di materiali naturali, come la giovane Claire Van der Swan, che al suo esordio a Milano ha presentato due pezzi di marmo e legno, tavolo e chaise longue. La giovane, studi di design allo IED di Roma, privilegia la ricerca dell'armonia degli elementi d'arredo con la natura. La storica Maison Loro Piana ha dedicato una straordinaria installazione con gli arredi più famosi disegnati dalla famosa architetta Cini Boeri, vestiti dai propri tessuti più raffinati, cashmere e seta, nel centenario della sua nascita. Serie limitata di appena 100 pezzi. Dunque, il vero lusso cos'è? È la qualità, che deve durare nel tempo, secondo Gilda Boiardi, la patron del fuorisalone. Del resto, se nella moda gli abiti devono cambiare stile ogni stagione, gli oggetti di casa sono destinati a longevità, in prospettiva ecosostenibile, per la salvaguardia del nostro pianeta.